San Ferdinando, fra le polemiche, oggi apre la nuova tendopoli per i migranti. Ancora un ennesimo incidente sulla strada statale 106, una moto contro il guardrail, morto un 44enne all'altezza di Rossano. Il vescovo Oliva alla Madonna dello Scoglio, giornata di preghiera per la conversione dei mafiosi. Grande successo per la prima serata della Fiera dell'Abbadia di Bivongi, stasera la seconda serata. Come ogni anno, grandi presenze per la tradizionale Entinna di Martone. Goleada del Crotone contro il Roccella nell'amichevole di ieri, 8-0 per la squadra di Nicola. Benvenuti al consueto appuntamento con il telegiornale di Telemia. Partiamo dall'apertura stamattina della nuova tendopoli di San Ferdinando con il trasferimento dei migranti, i quali hanno pesantemente protestato. Vediamo. Questa mattina inizio delle operazioni di trasferimento dei cittadini extracomunitari presenti nell'area industriale nel nuovo tendamento di San Ferdinando. Si apre infatti la nuova ed attrezzata tendopoli realizzata dalla Regione sulla base di specifiche iniziative di coordinamento disposte dalla Prefettura di Reggio. Anche ieri il capo della Protezione Civile regionale, Carlo Tanzi, ha visitato la struttura e subito dopo si è recato al municipio, dove, d'intesa col sindaco di San Ferdinando, Andrea Tripodi, ha fatto il punto della situazione in vista di questo importante impegno. Si scrive così finalmente l'ultima pagina, per ora, di un lungo iter burocratico avviato col protocollo operativo sottoscritto il 19 di febbraio 2016 tra Prefettura, Regione, Provincia di Reggio, Croce Rossa Italiana, i comuni di San Ferdinando e di Rosarno, la Caritas diocesana di Oppido Palmi e gli organismi umanitari Emergency e Medu, volto al graduale superamento e smantellamento della vecchia tendopoli. Circa 3 tonnellate di canapa indiana sono state sequestrate dai carabinieri di Serra San Bruno. La piantagione era stata messa a dimora in un territorio agricolo di proprietà demaniale, sito nella frazione Monsoreto di Dinami. Oltre 2.500 piante di cannabis indica della varietà olandese nana in perfetto stato vegetativo. E adesso passiamo al terribile incidente che si è verificato ieri sulla statale 106 all'altezza di Rossano, dove un 44enne, un motociclista, ha perso la vita. Nella mattinata di ieri è avvenuto un incidente sulla statale 106 a Rossano, Cosenza. Nel famigerato tratto di statale 106 ormai noto a tutti, un uomo di 44 anni, Donato Montanaro, mentre era a bordo è sbandato perdendo la vita per cause in corso di accertamento. L'associazione Basta Vittime sulla strada statale 106 si unisce al dolore profondo dei familiari, dei parenti e degli amici tutti, a cui esprime le più sincere condoglianze per la perdita del caro Donato. Il vescovo della diocesi Locri-Gerace, Monsignor Francesco Oliva, al santuario della Madonna dello Scoglio nella giornata di preghiera per spingere i mafiosi alla conversione. Vediamo. Istituita la giornata diocesana di preghiera per la conversione dei mafiosi e la riconciliazione con la casa comune, da celebrarsi ogni anno il primo sabato del mese di ottobre a Placanica nel santuario Nostra Signora dello Scoglio e in tutti i santuari diocesani in occasione delle feste in esse commemorate. Lo ha decretato il vescovo della diocesi di Locri-Gerace, Monsignor Francesco Oliva, che dal santuario mariano di Santa Domenica di Placanica ha lanciato l'invito a tutti i fedeli ed i pellegrini della Madonna dello Scoglio a compiere il gesto simbolico di portare ognuno una pianta di ulivo per restituire a una vallata deturpata e ferita dagli incendi la sua straordinaria bellezza e riverdire la zona. L'invito, qualche giorno dopo il devastante incendio che ha lambito alcune strutture della comunità di preghiera e che ha distrutto ettari di terreno coltivato ad olivo. Vogliamo creare un mondo bello, vivibile, ha osservato il presule, perché noi cristiani siamo chiamati, ha affermato Monsignor Francesco Oliva, a essere una comunità nuova e la pianta d'olivo ne è la espressione. La provenienza da luoghi diversi e la sistemazione in questi spazi vuole significare il desiderio di essere una comunità di fratelli che provengono da paesi diversi ma che si identificano nella medesima fede. Si rinnova il grande successo per l'Abbadia di Bivongi, questa sera la seconda serata. Ascoltiamo le interviste. Mercato dell'Abbadia Bivongi, una ormai realtà consolidata da tanti anni, un mercato che si chiude questa sera, già iniziato ieri con un bellissimo successo, sindaco. Sì, un successo incredibile di persone,
di attività, di mostre, di partecipanti a questa fiera, grandi spettacoli. Domani sera ci sarà la serata clou. Io spero che arrivi tanta altra gente come questa sera, forse di più, perché abbiamo raggiunto davvero il massimo come tutto l'anno che è in corso. Diciamo una manifestazione fatta grazie anche al sostegno della regione. Voi avevate partecipato a un bando, però la regione vi ha aiutato. Sì, la regione, non siamo entrati nel bando, ma la regione ci ha aiutato lo stesso. Il presidente ha previsto una variazione di bilancio che avverrà nei prossimi giorni. Noi nel frattempo abbiamo impegnato la spesa della manifestazione con soldi del comune, che restituiremo al legittimo proprietario, cioè al bilancio comunale. Non appena il presidente interverrà con la variazione del bilancio, purtroppo lui era convinto di poterceli dare dalla somma a disposizione del presidente, ma aveva solo 8.000 euro e provvedere per diversi paesi non era possibile. Quindi provvederà a una variazione del bilancio ed inserirà anche Bivongi, probabilmente con più di quanto avremo speso. Senta, un concerto a mezzanotte? Concerto a mezzanotte domani sera per continuare la festa, per continuare questa meravigliosa esperienza. Io voglio ringraziare particolarmente i consiglieri e le consigliere che hanno dato un contributo straordinario alla riuscita di questa festa e soprattutto i componenti del comitato dell'Abbadia, che davvero hanno fatto tanta fatica, ma tanta, perché le cose non si fanno con la filosofia o con le chiacchiere, si fanno faticando. Metropolitana si avvicina sempre di più ai suoi cittadini con una serie di deliberazioni prese proprio dal sindaco. Vediamo. Città Metropolitana e il sindaco Giuseppe Falcomatà lavoro con una serie di deliberazioni mirate all'efficientamento della macchina amministrativa e al conseguente miglioramento della vita dei cittadini sul territorio metropolitano. Un importante documento riguarda il regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi da parte del sindaco Giuseppe Falcomatà, approvato nei giorni scorsi con l'assistenza del vice segretario dell'ente Paolo Morisani. Si tratta di un passo fondamentale ai fini della funzionalità e dell'efficienza dell'azione amministrativa, resosi necessario in virtù della riforma costituzionale che ha istituito le città metropolitane, mutando l'ente provincia che ha sede a Palazzo Alvaro. Il cambiamento infatti ha portato all'ampliamento delle funzioni come previsto dalla legge del Rio e di riflesso ad una più complessa articolazione degli uffici, fattore che ha reso necessaria una riarticolazione che rendesse possibile il mantenimento di un'elevata efficienza della macchina amministrativa. L'approvazione del regolamento infatti costituisce una base strutturale indispensabile per poter azionare i vari servizi amministrativi all'interno e all'esterno del nuovo organismo. La volontà dell'amministrazione metropolitana appare quella di ristabilire le posizioni organizzative che riguardano i funzionari di Palazzo Alvaro, un potenziamento di figure burocratiche che in passato erano presenti anche a Palazzo San Giorgio, ma che era stato soppresso dall'amministrazione provinciale. Le posizioni organizzative premiali andranno ai funzionari responsabili dei procedimenti e gravati quindi da responsabilità burocratiche maggiori saranno destinate ai servizi semplici e ai servizi complessi di Palazzo Alvaro e testimonieranno la volontà di far funzionare meglio l'apparato burocratico. Per approvare invece la nuova macrostruttura e la rotazione dei dirigenti bisognerà aspettare l'approvazione del bilancio in scadenza il prossimo 30 settembre.
Nei giorni scorsi un tuffo nel passato con la rievocazione di alcuni dei momenti più importanti della GIAC, Gioventù Italiana Azione Cattolica Roccellese. Vediamo il servizio. Un incontro all'insegna del passato, del ricordo. Ricordo di una Roccella attiva e piena di vita, propositiva nell'ambito sociale e culturale. È stato quello ideato da Nello Caridi e molti altri presso la chiesa ex Alef di Roccella Ionica al fine di rievocare e conoscere i momenti più importanti della gioventù roccellese in Azione Cattolica. I documenti dei veri e propri gioielli storici vanno dal 1945 sino al 1956, tutti conservati per celebrare gli anni d'oro dell'associazionismo roccellese. I giovani della GIAC erano infatti presenti a tutte le iniziative del territorio, da quelle teatrali a quelle sportive, da Roccella Ionica sino ai paesi limitrofi. L'incontro di oggi è stato ideato da me perché ho raccolto tutta la documentazione che avevo conservato degli anni 45 fino al 55 e riguarda l'associazionismo a Roccella, cioè un paese sempre vitale, sempre presente in tutte le iniziative, esse direi cattoliche, esse laiche. E poi nel contempo attività sportive, attività anche teatrali, e non soltanto per Roccella ma per tutta la Locride, perché allora non si chiamava Locride, erano soltanto paesi vicini a noi con i quali cercavamo di avere sempre una relazione di fondo. E adesso ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi. Palmi invece importanti nodi politici da sciogliere, infatti Pino Eppolito, candidato a sindaco con la lista civica Circolo Armino, ricorre al TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale. Vediamo. È arrivata l'attesa quanto scontata costituzione in giudizio da parte del Comune di Palmi nell'ambito del ricorso presentato dinanzi al TAR dal consigliere di opposizione già candidato a sindaco Pino Eppolito. Nei giorni scorsi la giunta guidata dal sindaco Giuseppe Ranuccio ha espresso parere favorevole alla costituzione in giudizio dell'ente di Palazzo San Nicola, dando specifico incarico di rappresentare il Comune all'avvocato Maria Concetta D'Agostino, responsabile dell'area comunale 9, contenzioso amministrativo e tributario. Nelle scorse settimane il Circolo Arminio, rappresentato dal consigliere comunale di opposizione Pino Eppolito, aveva presentato presso il Tribunale Amministrativo Regionale Sezione di Reggio Calabria richiesta di annullamento o riforma dell'atto di proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale risalente al 3 luglio scorso. Nello specifico il ricorso richiede in prima istanza l'annullamento delle operazioni elettorali nella loro interezza e in subordine la correzione del risultato elettorale del primo turno che si è svolto lo scorso 11 giugno, con conseguente declaratoria di ammissione al secondo turno di ballottaggio del candidato ricorrente. Il TAR ha fissato l'udienza per il prossimo 4 ottobre. Al momento è difficile azzardare alcuna previsione. Un eventuale accoglimento potrebbe stravolgere l'attuale quadro politico venuto fuori dopo il turno di ballottaggio del 25 giugno scorso. Se il TAR dovesse accogliere il ricorso principale, allora la comunità palmese sarà chiamata tra diversi mesi a tornare alle urne. In caso di accoglimento dell'istanza subordinata bisognerà effettuare il riconteggio dei voti e stabilire se il ballottaggio, oltre a Giuseppe Ranuccio, avrebbe dovuto esserci con Francesco Trentinella o altro candidato. Ogni anno una grande emozione per la tradizionale Entinna di Martone. Vediamo adesso le immagini tratte dalla puntata di Radici andata in onda ieri sera. Appuntamento fissato all'alba del venerdì prima della festa. Uomini, donne, bambini, tutti insieme in località Contessa, sulla montagna del comune di San Giovanni di Gerace. Un rito che si tramanda nel tempo da padre in figlio. Le ultime ore di vita del grande faggio che verrà da qui a poco abbattuto. Un tempo erano le braccia muscolose dei boscaioli di Martone ad impugnare l'ascia. Oggi viene sostituita dalla tecnologia. L'alba agostana del venerdì San Giorgi è fresca. Il faggetto sulla limina regala sprazzi di rara bellezza. I raggi del sole bucano appena le foglie che, mosse dal vento, dipingono a terra figure incantevoli. Man mano che ci si avvicina al punto prestabilito, dove più di 600 anime si sono date appuntamento,
L'aria di festa si coglie già dal suono ormai non più lontano della pipita, zampogna e tamburello. La musica popolare, insieme al vociare dei bimbi, al seguito danno la giusta dimensione all'imminente festa. Il faggio da battere scelto qualche giorno fa da occhi attenti ed esperti, ed i suoi 28 metri lo rendono maestoso, ma allo stesso tempo impotente ai voleri dell'uomo. Sembra ora barcollare al lieve vento che gli accarezza le foglie come un manato terminale sopra il suo sudario. Il suono del tamburello cadenza gli ultimi minuti ed il vociare ora più intenso dei presenti dà il via all'abbattimento. Il gigante è caduto, la sua sfida persa in partenza ha avuto il suo corso e allora che la festa abbia inizio. Allora, siamo sul punto convenuto. La scelta dell'albero è stata fatta, questo è il faggio che bisogna abbattere da qui a poco. Ti chiami, scusa? Come ti chiami? Mestito Giovanni. Giovanni, allora Giovanni, come mai proprio quest'albero? È tradizione anticamente di San Giorgio. Io veramente nativo sono di San Giovanni, ma sono da 45 anni che sono a Martone, faccio il fabbro e sempre ho partecipato a questa antenna. Atteso, caduta, danneggiamento anche di altri alberi, ma accade il tutto in pieno rispetto della natura, anche se l'abbattimento di un albero insomma non è tanto rispettarla, ma è una tradizione che insomma prende in qualche modo il sopravvento. Devo dire che quando era su non dava l'idea della grandezza dell'albero, in realtà è davvero un albero di alto fusto e anche abbastanza anzianotto. No, sarà intorno ai 30 anni, come ti dicevo prima, 25-30 anni, però deve essere ben robusto perché dovrà sopportare lo strascinamento fino a Martone, quindi saranno sui 24 km. Caratteristica sarà, noi adesso lo vediamo adesso con tutta la corteccia, poi durante il tragitto la corteccia si perderà, se ne andrà da sola. Ieri l'attesissima amichevole fra il Roccella e il Crotone, finita in goleada la partita 8-0 per la squadra allenata dal mister Davide Nicola. Vediamo. Col senno di poi Beppe Ursino sta capitando quest'anno a Roccella quello che forse doveva capitare anni or sono. La tua consulenza è un tesoro a Roccella che andava scoperto prima forse?
No, non è, io non faccio consulenza, e l'unica cosa che ho fatto, gli ho segnalato l'allenatore, però ci sono dirigenti bravi, non c'è bisogno della mia consulenza. Certamente all'inizio dell'anno, secondo me, gli ho detto come bisogna impostare la società, poi devono fare loro, perché io non ho tempo per fare un'altra squadra oppure prendere degli impegni, né io né mio figlio, quindi noi abbiamo solamente l'allenatore, è una mia, come si dice, intuizione, ecco, per dargli che secondo me questo ragazzo può fare un'ottima carriera, speriamo. E quello che abbiamo fatto l'anno scorso bisogna subito resettarlo, cercare di iniziare subito bene. E già da domenica abbiamo un incontro difficilissimo contro una grande squadra, però noi sappiamo i nostri come dobbiamo giocare, perché abbiamo un grande allenatore, sappiamo quello che dobbiamo fare. Se il Crotone gioca da Crotone, noi ce la giocheremo con tutti. Da qui alla fine del mercato cosa accadrà? Accadrà che dobbiamo prendere un terzino sinistro, perché di là siamo pochi, un attaccante, e poi verso la fine vediamo se prendiamo pure un altro centrocampista. Budimir, ti senti di promettere ai tifosi di essere il Budimir di 2 anni fa di Crotone? Sempre sono come Budimir. Stai? Come stai? Sì, no, tutto bene. Che cosa posso promettere? Posso promettere che, come ho fatto da un mese che sono arrivato, ogni giorno ho dato il massimo e niente, continuo così. Io primo, e vedo che tutti altri quanti vogliono avere Budimir da 2 anni fa. E io faccio tutto e speriamo che sì, che ci siamo. Ti puoi ripetere. Domenica arriva il Milan, bisogna essere diavoli. No, dobbiamo fare le nostre cose che facciamo ogni allenamento, come prepariamo le nostre partite. È una gara normale, difficile per noi, però ragazzi già dall'anno scorso hanno dimostrato che possono lottare con tutti, e speriamo che dal primo minuto questo nuovo gruppo, perché è nuovo, sono tanti nuovi giocatori, facciamo vedere tutti che dobbiamo ripetere quello che si ha fatto l'anno scorso. Un'altra cosa, un'altra promessa, un campionato senza sofferenze? Io, come ho detto, posso promettere che, come adesso, lavoriamo ogni giorno per dare tutto ogni domenica. Poi tutti speriamo, prima noi 11, prima noi la squadra, quelli che siamo in campo, che ci salviamo prima possibile. Però vediamo, dai. Due test importanti, probanti, Reggio Calabria qui in casa col Crotone, quali indicazioni tratta? No, positive. Queste sono state due regali per i miei giocatori, perché hanno fatto un ritiro straordinario, e quindi la partita con la Regina e questa con Crotone è stata la ciliegina sulla torta per loro. Quindi, ma noi avevamo fatto anche altre amichevoli con magari squadre inferiori, ma è un percorso, si devono fare, è un regalo per loro, e guardiamo avanti, perché domenica ci inizia la Coppa Italia, dobbiamo, anche se è calcio d'agosto, però si inizia subito a pensare ai 3 punti, ma domenica al passaggio del turno. Che coppa vorrà fare Roccella? No, che coppa, noi come percorso, quindi giocando in casa si vuole passare, vogliono passare anche loro e gli altri, perché magari giocando il 3 se passi, giocando il 27 è una partita in più che metti sulle gambe per i giocatori. Guardiamo le altre, è un bel girone di ferro. Sì, all'inizio sembrava di essere un girone meno forte confronto agli altri anni, adesso con il Messina che hanno messo, la Nocerina che ha chiesto e hanno messo in questo girone, la Vibonese, Portici ha fatto una bella squadra, la Cireale è diventato un bel girone anche il nostro, ma noi ci troveremo pronti già alla prima di campionato, quindi è una squadra che sicuramente darà tutto sul campo ogni partita e cerchiamo di dare il massimo iniziando da Gela. Ottima riuscita della 10ª edizione della festa degli amici di San Rocco a Gioiosa Ionica. I fondi del ricavato saranno devoluti alle persone bisognose. Vediamo. 1, 2, 3 e 2.
è da tanti giorni che stiamo lavorando per portare avanti questa festa. È da stamattina presto che tutte quante noi donne siamo impegnate per preparare i prodotti gastronomici. Speriamo che i nostri prodotti siano stati di gradimento delle persone che sono venute qui ad onorarci. Mi auguro che anche lo spettacolo musicale da noi preparato quest'anno sia stato di gradimento per tutti voi, quando noi come gruppo Amici di San Rocco cerchiamo di operare nel sociale, aiutare le persone bisognose, e per poter fare questo allora abbiamo organizzato questi stand gastronomici e con il ricavato di questa serata noi per tutto l'anno cerchiamo di fare del nostro meglio nell'aiuto. L'anno scorso tutti i fondi raccolti sono stati mandati per il terremoto che c'è stato al centro Italia. Poi tante volte abbiamo aiutato pure i parroci del paese, oppure delle famiglie bisognose, o la Caritas. Collaboriamo tutto l'anno con la Caritas, sia nei momenti a Pasqua, a Natale, nei momenti delle feste, oppure aiutando le famiglie bisognose. Nel nostro piccolo cerchiamo di fare tanto. Mi auguro che i nostri sforzi siano di gradimento per tutte le persone e questa serata sia stata di gradimento a tutte le persone che sono venute ad onorarci. E mi raccomando, la festa di San Rocco continua per tutta la prossima settimana, inizierà la novena già dopodomani sera, la novena quindi alla chiesa, e poi anche lo spettacolo civili si faranno per tutta la settimana fino alla 27 di domenica 27, quando ci sarà la festa del nostro patrono. È doveroso ringraziare l'amministrazione comunale, tutti quelli che hanno collaborato e in modo particolare le donne che si sono fatte a quattro, veramente ha fatto sì che questa festa fosse riuscita in modo perfetto, come d'altronde tutti gli anni. Questo è il 10° anno che noi facciamo questa festa in onore sulle orme di San Rocco. I fondi che vengono raccolti verranno dati in beneficenza, come lo è stato sempre fatto. Ringraziamo tutte le persone, i cittadini che sono venuti questa sera qua e hanno collaborato, hanno comprato tutto quello che abbiamo fatto, che le donne hanno fatto, i nostri prodotti principali di Gioiosa, per aiutarci a fare questa raccolta fondi. Che dire, noi siamo, noi gli associati, gli amici di San Rocco, siamo contenti, perché la festa è stata riuscitissima come d'altra parte tutti gli anni, non poteva mancare. Ad Oppido Mamertina l'autore Antonio Francesco Barca ha presentato il suo libro dal titolo Anatomia della mia vita. Vediamo le immagini. Questa sera a Oppido si respira aria di cultura grazie a un collega del nostro sindaco, il dottor Francesco Barca. Sì, diciamo che si inserisce bene nel contesto della programmazione estiva nostra dell'Estate Azzurra Mamertina, ma soprattutto nel contesto di promozione culturale che abbiamo messo in campo fin da subito dal nostro insediamento. E quindi quantomeno rimarremo sicuramente negli annali e nella storia come l'amministrazione che ha promosso più cultura in assoluto, che ha fatto la presentazione di più libri in assoluto, perché crediamo che solo infondendo cultura si possono avere degli uomini e delle donne migliori, affinché loro possano a loro volta dare un contributo all'interno della nostra società. Una società che è ricca di valori, di esperienze, di sensibilità, come nel caso specifico del collega dottor Francesco Barca, ma di esperienze di vita vissuta anche della sua giovane vita, nonostante è giovane, insomma, e poi saldi i valori pure della sua professione, tant'è che il titolo stesso del libro, che è una raccolta di poesie, proprio si intitola Anatomia della mia vita. Quest'oggi a Oppido Mamertina si parla di un nuovo libro e naturalmente noi abbiamo l'autore, il dottor Antonio Francesco Barca, Anatomia della mia vita. Parliamo di questo libro. Allora, è un libro strutturato in quattro sezioni che praticamente procede strutturando in maniera importante quelle che sono state le mie esperienze lavorative e anche umane. È stato, diciamo, illustrato da un'autrice e artista oppidese, Nadia Zaidi, che ha provveduto a fare sia la copertina
copertina e sia le immagini all'interno. Ogni sezione denota alcune esperienze della mia vita, alcune persone che hanno fatto parte della mia vita, la medicina nella mia vita, ed essenzialmente questi sono i punti caldi che riassumono un po' l'amore per la Calabria, l'amore per la famiglia, l'amore per il mio paese, che tra l'altro si coniuga benissimo con l'iniziativa a carattere sociale e con la solidarietà, che deve essere lo spirito per andare, diciamo, a trovare l'entusiasmo migliore e maggiore per andare a creare questo tipo di iniziative, che è quella appunto di riuscire a ottenere un contributo da parte di tutti i lettori, tale che si riuscirà a, me lo auguro, avere un defibrillatore semiautomatico da utilizzare nel nostro territorio preaspromontano e formare la popolazione, anche diciamo quella che al momento non è informata sulla rianimazione cardiopolmonare, e portare avanti un progetto che nel tempo possa garantire anche un soccorso e una formazione migliore in ambito medico. Ovviamente quando si parla di struttura di libri non poteva mai mancare anche un elemento fondamentale, anche perché il nostro scrittore di questa sera è un medico, e quindi questa sera non potevamo non avere anche il presidente dell'Unione Mondiale Poeti Medici Nazionale. Ovviamente parliamo un po' insieme, dottor Rigano, di questa serata. Guarda, è con onore che vengo dalla Sicilia per, diciamo, presenziare a questa presentazione di questo libro, di questo giovane collega che ho avuto modo di conoscere sia dal punto di vista poetico sia dal punto di vista umano, e ha partecipato alla premiazione del premio Buona Sanità e ha vinto. E io ho avuto il piacere di premiarlo in quanto ex vincitore dello stesso premio, del medesimo premio. Devo dire che diciamo, l'Unione Mondiale Poeti, che io rappresento anche come coordinatore per la Calabria, per la Sicilia e per la Sardegna, ha il piacere di diffondere quello che è la cultura della bellezza. Perché, vi spiego, la bellezza è nient'altro che ciò che si contrappone alla cattiveria umana. La cattiveria umana nasce dall'ignoranza e soprattutto nasce dall'egoismo, che è uno dei peccati veniali. E quindi praticamente cosa succede? Che nel momento in cui noi ci diamo, diamo fondo a tutte le nostre energie per dedicarci a un settore come quello della poesia, dell'arte, della cultura a 360 gradi, non facciamo altro che sconfiggere la cattiveria umana, e quindi andiamo incontro alla bellezza. Quindi l'ombra, ricordatevi, l'ombra è la cattiveria umana, la luce è la bellezza. A Gerace la manifestazione presso Palazzo Mantegna con l'esordio del gustosissimo Bergò, la bibita di Momo Zito. La mostra sull'essenza dell'arte e della natura, sulla sintesi che il contemporaneo ci impone di imparare a leggere, si è aperta con una manifestazione che si è nutrita di significati e profumi. Uno spettacolo nella scenografia di Palazzo Mantegna, nel piazzale della Locanda, tra la musica di Giovanni Curinga, la danza di Renata Galea e la recitazione di Antonio Caracciolo, tutti correlati alla tematica dei colori e della luce con cui Sara Parlongo anticipa la Biennale 2018. Una platea illustre, dai dottori Antonucci e Castellano al professor Papandrea, ai relatori Vittorio Caminiti, presidente dell'Accademia e Museo del Bergamotto di Reggio Calabria, Vincenzo Montemurro, cardiologo, la nutrizionista Maria Elena Caridi, l'agronomo Francesco Tassone, Orazio Violante, presidente del Lions Club di Roccella, tutti a suggellare l'esordio del Bergò. Si tratta della bibita analcolica di Mommo Zito, che il governatore del Lions ha voluto come responsabile dell'ottava circoscrizione, incaricandolo proprio della tutela del consumatore e del prodotto made in Calabria. Noi già in un mese e mezzo abbiamo ottenuto degli ottimi risultati, siamo andati oltre le previsioni, anche perché questo prodotto superlativo piace molto ai ragazzi. E questo non ce l'aspettavamo, perché sapevamo di una bibita senza coloranti, con un 14% di succo di bergamotto. Abbiamo cercato di abbassare gli zuccheri e l'anidride carbonica in proporzione alle altre bibite, e quindi abbiamo ottenuto questo risultato veramente superbo, supremo, che piace. Questa bibita piace a tutti ed in particolare ai ragazzi. Quando parliamo di Bergò parliamo di essenza, questa essenza è diventata titolo questa sera della mostra d'arte contemporanea, essenza dell'arte, Sara Parlongo.
Sì, quest'idea veramente interessante dell'amica mia, della professoressa Parlongo, quando mi ha accennato di quest'idea, a me è piaciuta moltissimo, perché è un legame veramente molto 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 interessante, quest'arte che lega l'essenza di stasera, l'essenza del bergamotto, questo frutto che si sta pubblicizzando oggi, ma credo neanche abbastanza per quanto dovrebbe, perché è veramente un agrume calabrese che possiede 312 benefici nelle proprietà organolettiche, e quindi dal colesterolo antidepressivo, cioè questi studi inaspettati che stanno sconvolgendo e che ci danno il risultato di un fenomeno del momento. Ospite d'onore l'artista rosarnese Adriano Fida, e adesso a Bussi, Burei, Brugnano, Caglioti, Chiarcos, Chiodo, Circosta, Curcio, Fameli, Futia, Maio, Nesci, Papalia, la stessa Parlongo, Reale e Taverna esporranno a Palazzo Mantegna e a Palazzo Amadori fino al 27 agosto. Grande successo anche per le repliche estive della commedia Arsenico e Vecchi Merletti, portato in scena dalla compagnia teatrale del Grillo di Soverato. Arsenico e Vecchi Merletti è l'ultimo lavoro della compagnia teatrale del Grillo. Dopo le repliche di primavera l'avete riproposto, Claudio, per un pubblico estivo. Sicuramente abbiamo letto non un giallo, non una vera commedia, non una vera farsa, ma di tutto un po'. E sicuramente gli applausi del pubblico, che il pubblico appunto vi ha regalato per la vostra bravura, per la bravura degli attori, perché specifichiamo, tu quest'anno per la prima volta ti sei occupato soltanto della regia, sei rimasto fuori dalle scene. Diciamo due domande in una: la scelta della commedia e la scelta di rimanere fuori dalle scene. Vabbè, la scelta della commedia è un classico intramontabile. Kesslering ha scritto questo lavoro insieme a tanti altri, però questo è rimasto memorabile, sai le cose che riescono per una volta sola nella vita. Ed è un testo straordinario che potrebbe apparire anche datato, nel senso che è una commedia, come dire, leggera, che ha però queste caratteristiche di parti gialle, ma non è un vero giallo, di parti da commedia, ma non è una vera commedia, di parti anche farsesche, ma non è una vera farsa. Però l'abilità di Kesslering è quella di averle riunite tutte queste caratteristiche ed averne fatto veramente un capolavoro, che ancora fa ridere, sorridere, piace. La scelta degli attori è un esperimento. L'anno scorso noi abbiamo fatto due produzioni, una con i vecchi veterani della compagnia e poi con la compagnia che abbiamo chiamato la compagnia dei giovani del Teatro del Grillo. E quest'anno abbiamo fatto questo esperimento, 4 giovani e 4 veterani, 4 anziani, se mi passate il termine. E niente, abbiamo fatto appunto questo esperimento, mi pare che sia riuscito molto bene, cioè si sono amalgamati molto bene. E merito proprio agli attori giovani e veterani della compagnia diretta da Claudio Rombolà, in grado, grazie alla loro bravura, di dominare letteralmente la platea e la scena, nella quale si respira un'atmosfera paradossale, espressa nella capacità di rappresentare la violenza nella sua forma più inquietante, perché non accompagnata da rimorso o giudizio da parte delle due ziette che ospitano le anime sole per un pasto caldo e un bicchiere di vino di Sambuco, che nasconde un mix letale da loro stesse preparato. Con le morigerate zie deve combattere il nipote Mortimer, severo critico teatrale, l'unico normale della famiglia, fratello di un pericoloso assassino Jonathan e di Teddy, lo zio convinto di incarnare il presidente Roosevelt. Giovani Salvatore Frangipane, Rossana Veraldi, Sabina Ventrice, Salvatore Salatino, che è un giovane che si corica presto, quindi è andato già via. E poi fra gli anziani, Daniele e Cristiano Rondinelli, Teresa Caristo e Jacopo Rombolà. E tanto la sensazione a fine commedia è di
come dire, entusiasmo, cioè anzi orgoglio di aver partecipato, di aver fatto, di essere entrato a far parte in qualche modo della storia della Compagnia del Grillo, che è trentennale, quindi insomma è un orgoglio. E poi aver recitato in un palcoscenico dove sono passati grandissimi attori, per me è un orgoglio veramente. Poi il fatto di avere mio padre come regista, beh, no, devo dire che non mi ha creato problemi, forse perché anche gli altri ormai lo conoscono, cioè non ho avuto, credo, un rapporto diverso dagli altri attori con il regista, ecco, non ho avuto, certo, ho il vantaggio magari che sì, mi viene più facile in qualsiasi momento chiedergli qualche consiglio, quello sì, però no, non sento di aver avuto un rapporto diverso. E adesso passiamo alla lettura dell'agenda. Stasera a Caulonia Marina, presso il camping Afrodita, alle ore 21.30, la presentazione del libro L'inganno della mafia di Nicola Gratteri e Antonio Nicaso, alla presenza degli autori. Sabato 19 agosto l'Accademia Enotria organizza a Stilo, in piazza San Francesco, alle ore 21.30, la presentazione in anteprima nazionale del libro Ditteri di Giorgio Bruzzese, edito da La Ruffa. Sabato 19 agosto a Gioia Ionica, alle ore 19, presso la Collinetta dei Pini, il convegno LIAR. Stasera a Bivongi l'ultima serata del mercato della Badia. Il 18 agosto a Siderno Superiore, presso l'anfiteatro, alle ore 21, Borghi Insieme, la Locri dell'area grecanica, cultura confronto in terra di Magna Grecia, il borgo di Siderno Antica incontra il comune di Bova. Venerdì 18 a Mammola, alle ore 18, presso Porta del Parco, convegno archeologia industriale a Mammola. Sempre venerdì 18 alla pizzeria Las Vegas di Bovalino, musiche per tutte le generazioni con Ciccio Carrera e Milena Garreffa, da Furore Rai 2. Sabato e domenica 19 e 20 agosto a Marina di Gioia Ionica, festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine. Domenica 20 agosto alle ore 18, San Giovanni di Gerace, presso il Santuario delle Grazie, la presentazione del libro di Giovanni Pittari e Vincenzo Cataldo, San Giovanni di Gerace nel catasto unciario del 1742. Domenica 20 agosto alle ore 20.30 presso la sede del gruppo micologico di Roccella Ionica in Vico Terzo Roma, la Fagiolata. E adesso passiamo alla lettura dei titoli dei principali quotidiani calabresi. Prendiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, il momento delle prime pagine dei quotidiani calabresi. Vediamo l'apertura che riserva Gazzetta del Sud. Spagna, furgone killer a Barcellona, 13 vittime, un terrorista ucciso, due arrestati, uno in fuga, Farnesina mobilitata, tra i morti potrebbero esserci italiani. I temi calabresi, ci spostiamo al taglio alto, il titolo sottotestata, San Ferdinando, piana, apre la nuova tendopoli, oggi le operazioni di trasferimento dei migranti. Vedete la struttura, è dotata di moderne strumentazioni. E ancora Reggio, periferie assediate dai rifiuti, spazzatura a Mortara di Reggio, come si evince da questa foto che andiamo ad ingrandire, situazione veramente difficile nelle zone periferiche della città di Reggio. Occupiamoci di spalla con gli occhiali di Reggio e provincia, a Reggio Calabria intervengono gli attori, salvare Catona Teatro. Reggio Calabria ancora, controlli intensificati in queste ultime ore nei locali della Movida, dalla Piana Gioia Tauro, donna 37enne aggredita nella sua auto da uno straniero. Platì, per quanto riguarda la cronaca giudiziaria, omicidio d'Agostino, la soluzione è definitiva. Ministero della Salute, siamo al titolo di centropagina, niente scuola per i bimbi non vaccinati. Circolare chiarisce, pagare la sanzione lascia inalterate le cose. Il virologo Burione approva, scelta molto saggia, ora una stretta sugli adulti. Andiamo ad occuparci di Gazzetta del Sud, tiene banco la vicenda Natuzza Evolo, vedete le condizioni del vescovo Mileto, confermato il blocco della santificazione, anche se a Roma il discorso resta aperto. Parole chiare sulla fondazione, non si può tenere fuori la Chiesa dallo statuto. E ancora taglio alto, Barcellona, vedete l'attentato sulla Rambla, due arresti, furgone contro la folla, 13 morti, l'ISIS rivendica, primi soccorsi, vedete in questa foto, alle persone travolte dal furgone dei terroristi. San Ferdinando, lavoratori stagionali, una nuova tendopoli, previsti bagni, docce, acqua e un sistema di videosorveglianza. E ancora Palazzo Alvaro, la Metro City si avvicina ai cittadini.
le attività del sindaco metropolitano con una serie di deliberazioni, reintrodotte le posizioni organizzative dei funzionari cancellate dall'ex provincia. E ancora a Catanzaro l'assessore Mungo preso a calci e pugni. Isola Capo Rizzuto, figlio del boss, sorpreso con la tangente. Era questa l'ultima notizia per quanto riguardava le prime pagine dei quotidiani calabresi. Adesso situazione meteo con il caldo che imperversa anche in questo weekend e poi titoli di coda del nostro TG News. La linea ritorna alla nostra redazione giornalistica. Grazie per il gentilissimo ascolto. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Riepilogo. San Ferdinando, fra le polemiche, oggi apre la nuova tendopoli per i migranti. Ancora un ennesimo incidente sulla strada statale 106, una moto contro il guardrail, morto un 44enne all'altezza di Rossano. Il vescovo Liva alla Madonna dello Scoglio, giornata di preghiera per la conversione dei mafiosi. Grande successo per la prima serata della Fiera dell'Abbadia di Bivongi, stasera la seconda serata. Come ogni anno, grandi presenze per la tradizionale Entinna di Martone. Goleada del Crotone contro il Roccella nell'amichevole di ieri, 8-0 per la squadra di Nicola.